Se non avete fiducia... Non è che non abbiamo fiducia, è lei che non dice state tranquilli! Anch'io scadrò il 31-12, ma da quello che lui ha detto parliamone, atto di fede, vediamo, ci stiamo adoperando, praticamente non ci dà nessuna garanzia rispetto a questo, comunque non usciamo garantiti da questo incontro. I ministeri fanno un po' il gioco delle tre carte, cioè il MIUR sostiene che non può fare una richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza la circolare. La circolare tarda a uscire, la legge di bilancio, di cui è stato già fatto la prima stesura, non istituisce alcun tipo di finanziamento per noi precari. Continueremo a mobilitarci affinché in questa legge di stabilità ci sia per la ricerca pubblica ciò che è giusto, e cioè un percorso di assunzione per i precari e un investimento straordinario nei fondi che servono per far funzionare queste infrastrutture fondamentali per il Paese. Noi qui chiediamo una risposta e dal Presidente del CNR vorremmo una risposta chiara. I 180 precari che secondo gli uffici il 31 dicembre vanno a casa, rimarranno al CNR? Lei sarà disposta eventualmente anche a tagliare i benefit dei dirigenti, a tagliare gli incrementi dei... di andare a recuperare soldi, lo sto facendo con molta competenza, diciamo, i soldi arriveranno. Quando io vi dico che il lavoro è in progress, è perché le richieste che lei fa così in maniera di tagli di dirigenti, di direttori, robe di questo tipo che veramente sono, non lo so, un po' d'effetto se vuole. Se non avete fiducia... Non è che non abbiamo fiducia, è lei che non dice state tranquilli! Io scadrò il 31-12, ma da quello che lui ha detto parliamone, atto di fede, vediamo, ci stiamo adoperando, praticamente non ci dà nessuna garanzia rispetto a questo, comunque non usciamo garantiti da questo incontro. Mi aspettavo sì che potesse, ma già il fatto che non era presente fisicamente, questo non è stato di grande conforto.